siamo consumatori, io pretendo che mio figlio non debba andare in giro per il mondo per cercare un lavoro, quando vorrà un lavoro mio figlio deve stare qua, deve avere quantomeno le possibilità che ha avuto suo padre, che ha avuto suo nonno, e soprattutto mio figlio non deve essere a tempo determinato, con contratti di 3 mesi in 3 mesi, a 6 euro all'ora. E se non ti va bene taci, perché tanto di immigrati che ne chiedono 5 non 6 c'ho la fila fuori dalla fabbrica. È questo quello a cui puntano. Uomini ricattabili, donne ricattabili, senza diritti, senza speranza e senza futuro. Se questa è l'Europa, che si vota l'Europa, se ne costruiamo l'Europa, fondata sul lavoro, sull'agricoltura e sulla fatica. Punto. Chi dice queste cose? Noi, il PD no, Berlusconi no, l'UDC no, Scelta Civica no, Vendola no, Grillo, che prende i voti per te, cambio tutto, sul libricino l'ho scritto, le dichiarazioni sull'euro dei due leader del Movimento 5 Stelle, che tanti voti hanno preso anche in provincia di Bergamo per cambiare il mondo e per mandare a fanculo tutti, per carità di Dio, è comprensibile lo sfogo, però sulla battaglia delle battaglie, che è quella per cambiare l'Europa, sul libricino ci sono le dichiarazioni di Grillo e di Casaleggio. Il signor Grillo, che spacca il mondo, dice: io non ho mai detto che voglio uscire dall'euro, e il signor Casaleggio, che telecontrolla tutti, ha detto: fuori dall'euro non si risolve nessun problema. Quindi un conto sono le chiacchiere, un conto il 25 maggio non ci sono elezioni europee, il 25 maggio, e vado a chiudere, abbiamo bisogno di voi, di ciascuno di voi, perché il 25 maggio c'è un referendum, o si vive o si muore. È l'ultima fermata, possiamo invertirlo questo treno che si sta andando a schiantare contro il muro, perché non siamo da soli. In Italia la Lega è da sola a fare questa battaglia, ma in Europa siamo con la Marine Le Pen, siamo con gli austriaci, siamo con gli olandesi, siamo con gli svedesi, con i finlandesi, con i fiamminghi. In Europa ci sono decine di milioni di persone che non vogliono farsi massacrare. In Italia siamo gli ultimi dei pirla, quindi ci arriviamo sempre un pochino in ritardo, però se perdiamo questo treno non passa più, è l'ultima, e infatti hanno una paura incredibile. Li vedete i programmi televisivi quando dicono: terrorizzati, in Europa tira una brutta aria, i partiti xenofobi, razzisti, euroscettici. Non siamo né xenofobi, anzi, se c'è un razzista è Renzi, io adesso comincerò a dirglielo in televisione, perché ha fatto fuori l'unica ministra di colore che c'era al governo. Se era così importante, noi era un anno che dicevamo: questa qua non serve a un cazzo, è uno stipendio buttato via, è un ministero inutile. No, integrazione, razzisti, ce l'avete con lei perché è nera. E noi a dire: no, potrebbe essere anche alta, bionda, con gli occhi azzurri, e venire con le renne di Babbo Natale, ma ha delle idee pericolose del cazzo. Quindi il problema non è che sia nera, il problema è che non sa che cosa vuole dire, non sa che cosa vuole fare. No, non si doppia. E manifestazioni, processi, ci sono dei processi contro dei leghisti che hanno detto che la signora non era all'altezza. Ma scusa, nel governo più bello, più nuovo, più giovane, più integrante, con tante donne, hanno esodato la signora King, non c'è più notizia, evidentemente avevamo ragione noi, era un ministro inutile in un ministero inutile, e quindi qualche soddisfazione ogni tanto ce la portiamo a casa, però è poca roba, e chiudo, anche perché sennò le costine mi diventano di gomma e la tombola alla finita alle 3:30 di domani mattina, eh? Però vi voglio trasferire questo: A, che siamo in battaglia più forti di prima, i problemi fanno parte del passato, abbiamo già ricominciato a correre, la bella di queste prime settimane del 2014 che stanno facendo la tessera alla Lega tante persone che non l'avevano mai fatta o che si erano allontanate, quindi contagiate con questo sano entusiasmo tutti, perché stiamo tornando a correre ed è una bella corsa da fare a testa alta. B,
state sicuri che da più al 25 maggio ce ne tireranno dietro di tutti i colori? Avete visto che quelli di Report sono andati a Verona a cercare di fottere Tosi e a promettere dei soldi a un tizio se gli faceva avere un filmino porno dove c'era Tosi? Ma voglio dire, questo con i soldi del canone Rai, quindi non so su me e Benotti che filmini possono venire fuori, però non fidatevi perché non abbiamo né tempo né fisico per fare certe cose, però per dirvi che ne tireranno fuori tutti i colori. Noi siamo puliti, a testa alta, tranquilli, non temiamo, belli e opinabili, non temiamo il confronto con nessuno, però soprattutto rendetevi conto che in questi 90 giorni non sarà campagna elettorale, saremo soli contro tutti e un governo del genere è una dichiarazione di guerra nei confronti del nord. Perché consegnare il portafoglio, il Ministero del Lavoro, il Ministero dello Sviluppo Economico a persone come quelle, con il numero due di Renzi e chiudo, Delrio, che oggi come se avesse detto la cosa più naturale del mondo, ha detto stiamo pensando di tassare i bot, ma è gente che dovrebbe essere presa a legnate sulle corna, gente che dice delle cose di questo genere. Quindi ragazzi, stiamoci vicini, e non perdiamo la voglia di reagire. L'ho detto ieri al convegno a Milano, nel 1633, qua vedo in sala qualcuno che c'era nel 1633, nel 1633 un tizio, che poi ha fatto la storia, alzò la mano, scrisse un libro e disse, signori, io ci ho pensato, però secondo i miei studi non è il sole che gira intorno alla terra, ma secondo me il sole è fermo ed è la terra che gira intorno al sole. Casino della Madonna, processo, convocato a Roma, l'alternativa che gli hanno posto nel 1633 era o rinneghi questa teoria folle e assurda o ti bruciamo. Cosa ha fatto? Quello che probabilmente avrebbe fatto qualsiasi altra persona normale nei suoi panni. Lui il 22 giugno 1633 disse no, ho scritto una cazzata, il dialogo sui massimi sistemi del mondo è una porcheria, la terra è ferma ed è il sole che gira intorno alla terra. Risultato, ha salvato il collo, piccolo problema. Dopo 200 anni hanno riconosciuto che effettivamente quel tizio là, quel Galileo Galilei, non era totalmente pirla, perché a guardare le cose effettivamente il sole è fermo ed è la terra che gira. E la Chiesa l'ha riabilitato nel 1992 dopo 359 anni. Però quello che alla fine si è rivelato un genio, all'epoca sua, era il peggior criminale del mondo che dovette abiurare, altrimenti rischiava il rogo. E ha dovuto aspettare due secoli per veder riconosciuta giusta la sua teoria. Ora, tocchiamoci, spero che non dovremo aspettare due secoli, però a volte ci sembra di essere soli contro tutti, però noi abbiamo una forza. Io chiedo a voi una forza, di andare a parlare, di ragionare con gli altri, perché è evidente che il sole è fermo e la terra gira. È evidente che il nord è vittima di una rapina che prima era da parte di Roma, adesso è da parte sia di Roma che di Bruxelles. È evidente che il 25 maggio ci dobbiamo riprendere in mano il futuro, la speranza per i nostri figli, la moneta, l'agricoltura e il lavoro, perché non siamo consumatori. Non siamo genitore 1, genitore 2, genitore 3, ma siamo mamme, papà, nonno e nonna. Noi abbiamo ragione, sono gli altri che stanno difendendo con le unghie e con i denti il loro mondo che va al contrario. Quindi è bello avere ragione, torno a Palazzago dal sindaco, se riusciamo a vincere bene le elezioni europee, con una cariolata di soldi, perché il patto di stabilità che sta strangolando i nostri comuni lo mandiamo a fanculo una volta per tutte, e già risparmiamo dei soldi di spende
chi non li ha risparmiati si attacca, chi li ha risparmiati li spende. Non occorre lo scienziato. Il sole è fermo e la terra gira. Chi ha speso male a fare i suoi, chi ha speso bene ha risparmiato, quei soldi li deve poter spendere. Punto e basta. Questo governo è un attentato alla democrazia, è un attentato al lavoro degli italiani, dei padani, dei lombardi, dei bergamaschi per bene. Quindi resistiamo che ci toglieremo delle belle soddisfazioni. Grazie, viva la Lega, viva Palazzago e non solo Palazzago, perché nel testo ci sono anche gli altri comuni, quindi Barzana, alzi la mano chi non è di Palazzago, sono maggioranza, quindi viva chi non è di Palazzago. No, fate gli scherzi, è bellissimo venire qua, però ritenetevi soldati di una comunità in battaglia, non ritenetevi gente un po' incazzata, siete ciascuno di voi soldati, uomini e donne di una comunità che resiste attaccata da tutti, dobbiamo vincere la partita altrimenti è finita. Grazie, buona serata e buona domanda.